Allora, buonasera, naturalmente sono anch'io molto contenta di vedere sicuramente ogni volta che ci vediamo sempre più gente, forse perché d'accordissimo naturalmente con quello che ha detto Gabriele, molto probabilmente perché siamo stati incoraggiati dagli ultimi esiti positivi appunto che abbiamo avuto grazie ai nostri parlamentari riguardo a delle piccole cose che però poi hanno fatto scuola, diciamo, in Italia, appunto per quanto riguarda i presidi e con tante altre piccole cose. Oggi ci troviamo qui ad essere operativi e ad essere noi contenti, perché oltretutto questo che è un impegno scuola, sicuramente in silenzio, perché tutti quanti conosciamo bene quali sono stati ultimamente, negli ultimi anni, le vicende del nostro PD, diciamo appunto con periodi alterni e tutto quello che c'era dietro, quindi sicuramente non abbiamo fatto pubblicità, non siamo stati capaci o molto probabilmente non ne abbiamo avuto opportunità, però noi abbiamo sempre lavorato molto per la scuola. Siamo sempre stati anche presenti, diciamo appunto, nei forum, quindi la nostra voce meridionale calabrese l'abbiamo sempre espressa, che ritengo che appunto, pur se una goccia nel mare, comunque è importantissimo e ci incoraggia ancora oggi, tanto che appunto siamo operativi e vogliamo, così come diceva Gabriele, fare in modo che ci sia questo dipartimento scuola sempre più possibile attivo. Abbiamo scelto un po' questa formula perché appunto Gabriele, io, poi Maria Pia e Aldo, che sono due dirigenti, proprio perché il PD è un partito, come sapete tutti, aperto e ci fa piacere che oggi riflettiamo insieme, pur se noi abbiamo diciamo più o meno tracciato quelle che sono le criticità, che naturalmente poi ce ne saranno altre grazie anche ai vostri suggerimenti, però appunto aperto perché le riflessioni, la condivisione ritengo che siano fondamentali nel nostro partito, e molte volte anche il fatto che comunque diciamo nel percorrere una stessa strada ci siano però delle tra virgolette delle divergenze, siano comunque un motivo di crescita. La prima divergenza, che comunque all'inizio dico la cosa positiva, qua ho degli appunti perché siccome sono una chiacchierona mi piace parlare, quindi è meglio che mi sono un po' incatenata nelle cose che ritengo più importanti. Sicuramente Renzi ha fatto un buon lavoro perché ha messo a centro la scuola, senza dimenticare che ogni governo che arriva, tutti, il primo scopo è comunque tra diciamo gli obiettivi massimi, e sono tra questi appunto è quello di mettere mano alla scuola. Renzi c'è riuscito, diciamo poi chi di noi più criticamente o meno, comunque c'è riuscito, nel senso che oggi siamo qua infatti a parlarne in modo molto probabilmente con più forza, con più coraggio, con più delusione anche rispetto a tutti gli altri, le altre situazioni che ci sono state comunque propinate dagli altri governi. Molte cose buone, di cui ha già parlato appunto Gabriele. Io, facendo veramente l'avvocato del diavolo, dico ed esprimo, penso, anche un sentimento un po' più ampio, dico che questo DDL non ci piace proprio. Non ci piace perché veramente mette a dura prova tutto quello che è stato il lavoro, diciamo, di anni e anni e anni nella nostra sinistra. Anzi, dimenticavo prima di dire che sono contenta che ci sia il CIDI qui con noi oggi, con la rappresentanza appunto di Caterina, della segreteria della vicepresidente Anna Chiara Monardo, perché è stato Rosalina, naturalmente, scusa, perché è stato sempre il partner ideale, alcune volte fastidioso, però insomma, sempre pungolante, però sicuramente stimolante in tutte le manifestazioni della sinistra, del PD, della sinistra prima più forte, del PD adesso, sia in sede nazionale che diciamo provinciale,
e oltretutto io nasco nel CIDI, quindi insomma volevo ringraziare della loro presenza. E dicendo appunto che come nasce questo disegno legge, e ritengo che parlare un po' della nascita di, e dire da dove deriva poi sia importante proprio per capire perché molti di noi sono delusi, amareggiati. Perché in un'intervista, diciamo che comunque questa intervista è stata esplicativa, insomma veramente ci ha aperto un orizzonte. La Valentina Aprea, che molti di voi ricorderanno, sottosegretaria all'istruzione 2001-2006, con tanti ritorni, aveva tentato più volte di far passare la legge che sarebbe la 953 Aprea-Guizzoni, ma poi fondamentalmente con vicende alterne non è riuscita ad ottenere fondamentalmente niente, se non sempre una grande discussione su quello che era il suo impianto, sicuramente di matrice, diciamo, non di sinistra. Quindi oggi che cosa vi dico? Che quello che Berlusconi, e non ho dubbi su questo, Berlusconi e Gelmini non sono stati in grado di fare, Renzi l'ha fatto. La Valentina Aprea si complimenta ultimamente in un'intervista con Renzi e gli dice: bravissimo, perché le cose più buone della mia legge sei riuscito a trasmetterle, a trascriverle, a mandarle addirittura in Parlamento, e oggi siamo qui che parliamo di emendamenti, ma è una follia, come dicevamo, insomma appunto la legge non ci piace. Parliamo quindi della Aprea, ed esattamente parliamo, non è un'interpretazione, è pura verità, perché noi parliamo dell'articolo 2, dove diciamo si dava compimento finalmente alla famosa autonomia scolastica, che come sappiamo tutti poi ha avuto una sua diciamo forma a macchia d'olio, a macchia di leopardo, insomma nelle varie aree non solo del nord ma anche tra nord e sud, alcuni sono riusciti a realizzarla, la stragrande maggioranza no, quindi in un certo senso possiamo dire che quello, l'incipit col quale proprio questo DDL diciamo apre, è proprio quello di dare funzionalità a questa autonomia, ed è l'articolo 2, quindi siamo ancora con la legge Aprea. L'articolo 6, appunto sempre della Aprea, ci diceva che parlava dell'organico dell'autonomia triennale ed istituiva i famosi albi territoriali, che sono pari pari quello che noi ci troviamo adesso, quindi degli albi territoriali dove il nostro titolo ha fondamentalmente titolo di studio, poi che se ne dica, ognuno naturalmente con la propria responsabilità, col proprio sudore, sappiamo tutti che cosa comunque ad ognuno di noi sia costato. Fondamentalmente, lasciatemi passare l'espressione, si va a far friggere, perché noi naturalmente verremo presi in considerazione, cioè tutta la nostra storia attraverso un curriculum rivisitabile, la nostra situazione ogni 3 anni, quindi diciamo quello che da una parte lui dà, che inserisce, è vero, questi 100.000, poi insomma ci sono situazioni, non si sa bene se 100.000, 50.000, lo sappiamo tutti, il giochetto di quest'ultimo tempo, a tempo indeterminato, però nella fattispecie poi il tempo indeterminato è triennale, perché per quanto riguarda noi insegnanti comunque siamo sempre sotto vaglio ogni 3 anni. Questo diciamo è molto molto chiaro, non c'è tanto da poter dire diversamente. Quindi mi sembra appunto come dicevo prima, Berlusconi non lo fa, la Gelmini non lo fa, sappiamo quelle le nostre lotte, no? E invece Renzi ci riesce. E oltretutto basta sfogliare, proprio per curiosità, mi sono messa un po' così a leggere questo DDL, ma anche guardate nella terminologia, se voi ci fate caso, non c'è una parola che ci conforti, perché si parla solamente che questo dirigente unico uomo al comando, cui poi donna al comando, che peggio, quest'essere diciamo unico al comando, e in modo monarchico sente, ascolta,
poi decide, ma non c'è mai una condivisione, cioè tutto sparisce di fronte a lui. Con i pro e i contro di tutto sparisce, perché poi loro diranno da illuminati, perché prescelti dal PD, perché poi i pro e i contro, perché naturalmente, ed è giusto che lui senta e ascolti, perché le responsabilità a tutto tondo saranno solo ed esclusivamente sue. Quindi quello che in un certo senso passa come una gestione oligarchica, perché poi ci sono i famosi tre, che sempre lui decide di fare entrare nel suo entourage, anche loro ascolterà, anche loro sentirà, ma poi, essendo la responsabilità sua, unica, riguardo la parte finanziaria, la parte didattica, e quindi viva Dio, l'articolo 33 ce lo siamo stragiocati, perché naturalmente anche quest'uomo solo al comando deciderà quale sarà la nostra didattica. Ci farà una progettazione anche quindi didattica, perché poi la farà triennale, ci inserirà all'interno di un programma triennale, no? E di conseguenza quindi il libero insegnamento, il libero è l'insegnamento, noi veramente l'abbiamo completamente perso nei meandri di questo uomo solo. Quindi non è neanche una gestione che noi possiamo chiamare oligarchica, è monarchica proprio, ma d'altra parte senza dovergli contestare niente, cioè è proprio perché è per sue responsabilità, di cui dovrà rispondere personalmente e singolarmente. Oltretutto non è anche da poco il fatto che comunque questo stesso dirigente poi avrà, ecco, forse in questo c'è una gerarchia, perché comunque è tutto fatto in modo piramidale, qui sempre la Prea Docet, dove il famoso uomo dovrà comunque rispondere ad una regione e quindi comunque dovrà in un certo senso temperare quelli che sono gli obiettivi regionali, prendendo in considerazione, e qui ritengo che a tutti non scappi, diciamo, dallo sguardo attento, una regione che, beati quelli che si troveranno in regioni favorevoli, perché poi con tutto, anche se ne parleremo dopo, con tutto quello che significa scuola di autonomia in regioni difficoltose, lasciatemi dire tragiche come le nostre del Meridione, capite bene che l'uomo solo, no? E chissà questo governo regionale che cosa potrà offrire di più alla scuola. Quindi diciamo anche questo preside che si sente naturalmente strattonato, perché poi sarà anche lui comunque valutato, si sente strattonato da questo governo regionale, e poi naturalmente si passa a quello centrale, che elargirà in base a quelli che sono gli obiettivi. Quindi diciamo un fare aziendale. È inutile che diciamo, la produttività, si guarda la produttività. Quindi io dico, dov'è quel sentimento più che abbiamo sempre avuto e dov'è veramente l'educazione, cioè il curare sé e curare gli altri come principio all'interno di una legge come questa? Non esiste proprio. Soprattutto oggi, senza voler essere in un certo senso, senza piangersi addosso, perché se no dico che noi meridionali facciamo sempre questo pianto, ma parliamo comunque di oggettività, mi sembra che neanche il nord o comunque tutta l'Italia, per non fare differenze, poi viva una stagione bella, interessante, pulita, no? Tra virgolette, per quanto riguarda quelli che sono i valori, lo sappiamo. Violenza, bullismo e cose varie. Allora, se noi non cominciamo poi fondamentalmente con una riforma che parta dall'anima e quindi proprio dalla spina dorsale di quello che dovrebbe essere il paese, il cittadino, ditemi noi di questa azienda scuola che cosa ce ne facciamo? Un'azienda che oltretutto, a parer mio, insomma, in base a quelle che sono le più semplici nozioni storiche, è anche controcorrente, perché se voi ottocentesca nemmeno, va anche prima della rivoluzione industriale, perché se voi ci pensate, un'azienda forte, un'azienda valida, qual è? È un'azienda che poi fondamentalmente mette avanti a sé, prima di tutto, il contingente umano, i propri lavoratori,
Diciamo che appunto dalla rivoluzione industriale siamo passati alla più moderna organizzazione, dove le famose fiction, anche quella di Olivetti, ci parla di una splendida azienda nel momento in cui rende partecipe e quindi di conseguenza ricca l'azienda in base allo stesso materiale umano, lasciatemi passare il termine, materiale umano di cui si compone. Ma qui nelle scuole questo materiale umano di cui si compone dov'è? Se il consiglio dei docenti non esiste più, è completamente abolito, perché comunque non decide niente, ci sono questi insegnanti così random che oltretutto a ogni 3 anni spariscono, poi riappaiono, non sappiamo oltretutto quali potrebbero essere anche le storture, no? di una simile situazione. E allora torniamo fondamentalmente indietro, addirittura prima che la stessa rivoluzione industriale ci presentasse le prime forme di sindacato, perché comunque di fronte a questo decidere del preside non si ci può fare niente. I soldi in anarchimetro, scusate. No, se si figuri, nessun problema. Sono mortificato, ma lo devo fare. No, ma che bello, di questi tempi. Di conseguenza, e qui mi ha dato manforte nella riflessione che abbiamo fatto noi, Tullio De Mauro, che in un bellissimo articolo diceva che la scuola, prima di tutto, è una scuola che comunque si fa col territorio. Quindi molto probabilmente prima di parlare o prima di fare un impianto del genere, bisognava comunque prendere in considerazione che cosa può offrire un territorio e quello che significa. Un territorio dove, e questo un po' dappertutto, dove effettivamente la qualità degli insegnanti fa la qualità dei ragazzi, dove il ragazzo che comunque sceglie la scuola, quel tipo di scuola, molto probabilmente sceglie la vita, nel senso che la sua vita sarà il prodotto di quella scuola con quegli insegnanti. Ma se noi non abbiamo ancora una formazione insegnanti, e sappiamo purtroppo in positivo e in negativo qual è il nostro, cioè quali sono i nostri colleghi, appunto in positivo e in negativo. Se non abbiamo dei presidi illuminati, soprattutto in un momento storico come questo, in cui la loro figura dovrebbe diventare centrale, dove soprattutto non abbiamo più veramente una stima sociale verso la cultura. Stima sociale che cosa significa? Non c'è il riconoscimento della cultura come ricchezza, perché oggi va avanti ed è ammirato chi è furbo, chi comunque riesce a fare determinate cose attraverso non la cultura ma ben altro. Quindi la cultura non è più lo strumento attraverso il quale io mi riesco ad elevare. E allora quando parliamo di conseguenza di queste cose, cioè della scuola, dobbiamo essere molto più cauti. Non si può somministrare un decreto in questo modo, cioè in fretta e furia, facendolo poi oltretutto passare, perdonami Gabriele, perché diamo il lavoro agli insegnanti, ai precari, e quindi in base a questo, cioè fondamentalmente. Però fondamentalmente all'inizio era questo, no? Non è così, discutiamo quello che c'è. Stiamo discutendo disegni di legge, non è un decreto, l'obiezione ha senso se era un decreto legge. Però ricordiamoci sempre che poi noi faremo emendamenti. Hai torto, non voglio fare l'invenzione del diavolo, ma stavo discutendo un'altra cosa. Però alla fine a noi quello che ci sta passando tra le mani è questo, no? E ci è passato perché ci siamo dovuti sbrigare per poter sistemare i precari. Quindi in un certo senso un minimo di ricatto mentale non l'abbiamo, perché comunque abbiamo la pressione da parte di tanti lavoratori, giustamente, che poi c'è anche la comunità europea, quindi non so fino a che punto più che altro ha cavalcato l'onda, naturalmente devono essere sistemati. Quindi quando parliamo di scuola abbiamo tante di quelle sfumature, tante di quelle situazioni che molto probabilmente in questo essere rivoluzionanti dobbiamo stare molto, molto attenti, soprattutto nel contesto territoriale. Un'ultima cosa, perché poi mi fa piacere naturalmente che ci siano le altre voci, perché poi se noi volessimo, ecco perché operativi, perché così poi nei prossimi
nei tempi a divenire, insomma, brevissimo, faremo questi proprio dei gruppi di studio, insomma, appunto per poter proprio sezionare questa legge, insomma, pezzo per pezzo. Però quello che volevo dire, per quanto riguarda un'altra cosa macroscopica che mi preoccupa, ci preoccupa moltissimo, e sempre per il nostro impoverimento, perché ricordiamoci che una volta aveva detto Fioroni, proprio qui a Cosenza, in una riunione sempre sulla scuola che abbiamo fatto, insomma, bella riuscita, quello che diceva Berlusconi, dice, attraverso la sua scuola e la sua idea di scuola, quello che sta facendo è sta destrutturando l'idea e proprio l'animo del futuro cittadino. Cioè, noi non avremo il cittadino acculturato, almeno diciamo per quanto riguarda proprio i tempi dell'obbligo scolastico. Quindi quello che sta facendo è questa opera di impoverimento, perché d'altra parte è molto più semplice governare con una massa maggiore di ignoranti, perché dov'è il grande veramente spauracchio, secondo me, proprio di questa, il grande terrore, per usare un po' un termine rivoluzionario, è proprio in quelle che saranno le sovvenzioni alle scuole dei privati, nel voler inserire uno il 5 per 1000 e poi naturalmente che aziende e privati, fondazioni o che altro possono entrare a far parte di quello che sarà una specie di consiglio, perché poi molte cose in questa legge non sono effettivamente ben delineate, di entrare a far parte quindi di questo consiglio scolastico. Capite bene che più siamo in presenza di una regione ricca, più di conseguenza avremo delle scuole con delle solidissime basi economiche. Anche il famoso 5 per 1000. È naturale che se io ho il liceo di Cosenza, dove, giusto perché mi viene in mente, il Telesio, dove ho una tipologia di ragazzi, il singolo genitore che andrà a offrire il suo 5 per 1000, naturalmente creerà un certo contributo veramente molto valido. Però confronto nostro regionale rispetto ad una scuola dove c'è un'utenza che avrà naturalmente un 5 per 1000 molto, molto più basso. Questo stiamo solo parlando del 5 per 1000. Immaginiamoci il liceo di Cosenza rispetto al liceo di Milano. Cioè, ci sarà veramente una forbice, dici sì, però poi il governo darà un 10%, ci sarà fondamentalmente una perequazione e così via. Però è una perequazione sempre pari al 10%. Quindi alla fine noi, soprattutto noi sud, ne usciamo perdenti e ne usciamo sempre, per non parlare poi per quanto riguarda il curriculum del ragazzo, soprattutto con le ore di tirocinio, dove sono 200 nel liceo e 400 la famosa alternanza scuola-lavoro, 400 invece negli istituti tecnici e professionali. Dove li fanno questi ragazzi nostri? Dove li troviamo noi tutte queste aziende per poter effettivamente fare in modo che loro abbiano l'alternanza scuola-lavoro? Che prima cosa va a ledere il famoso diritto dell'obbligo scolastico, perché bisogna vedere poi questi ragazzi lavorano, insomma, l'alternanza diventa 400 ore, non sono poche. Ma mi chiedo, il governo dice sì, ma se non c'è l'azienda comunque poi andrà a sopperire la famosa azienda simulata. Ma siccome il ragazzo porterà con sé un curriculum che sarà quindi la base di tutti questi anni di studio, comprese quindi le sue anche esperienze, capite bene che un ragazzo che avrà la Ferrero, l'Iveco, la Fiat, di fronte a un nostro ragazzo che comunque farà la simulata, perché poi non abbiamo tutti questi posti, e comunque quando li abbiamo purtroppo non sono così, diciamo, non riescono ad offrire le stesse possibilità che avranno
appunto in aziende molto più forti delle nostre, voi capite bene che noi ci impoveriamo sempre e sempre di più. Quindi io non vado oltre, vi volevo lasciare appunto questi spunti di riflessione, dicendovi però che sarebbe giusto se continuassimo ad animarci in modo non rivoluzionario ma serio, perché comunque secondo me questa è una riforma che va un po' veramente rispetto a tutte le altre ad indebolirci tutti, perché ci perdiamo noi insegnanti che veramente con le unghie e con i denti abbiamo sempre guardato a questo articolo nostro 33, insomma, di cui è stato per noi veramente uno scudo, quasi una crociata. Ci perdono i ragazzi perché non ci saranno pari opportunità, è inutile che diciamo, per tutti. Oltretutto i nostri territori, quando entra il privato, abbiamo delle storture, e lo sappiamo tutti, no? Non c'è bisogno che ci raccontiamo delle fesserie, delle storture che ci possono essere, dici vabbè, non ci potrebbero essere. Però poi ci sono appunto tutti questi altri elementi che secondo me ci indeboliscono come società, ci indeboliscono soprattutto come uomini, e di conseguenza vi invito veramente, e donne, come uomini, insomma, e donne, maschietti e femminucce, e di conseguenza ritengo che questo appuntamento di oggi è stato molto importante. E vi invito ad essere sempre con noi quando appena riusciamo a fare ancora di più.